Salve a tutti e ben ritrovati sempre dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché dopo aver completato il dungeon della Corel Prison in ovviamente difficoltà normal e in difficoltà hard, ora è il momento di fare sul serio. È il momento di fare sul serio perché andremo ad affrontare la difficoltà very hard. Difficoltà very hard che avrà come nemico niente poco di meno che Dine stesso. Dine è un personaggio particolare, anche perché è il primo boss all'interno del gioco che possiede l'attacco finale. La nuova meccanica di cui vi ho parlato nei video precedenti viene incarnata dal boss di Dine. È il primo boss ufficiale all'interno comunque di una difficoltà che in questo caso è appunto il Crisis Dungeon a difficoltà very hard, che possiede questa cosa. Che cos'è l'attacco finale? L'attacco finale, come ho spiegato anche negli altri video, per farlo in breve magari per chi se li fosse persi, è praticamente una finish. Praticamente il nostro avversario, nel momento in cui verrà sconfitto, quindi i suoi HP verranno portati a zero, rilascerà un attacco speciale. Questo attacco speciale potrebbe essere fastidioso perché qualora dovesse shottare il team, la sfida viene considerata persa. Quindi bisogna far sopravvivere almeno una persona, diciamo, all'interno del party dopo diciamo questo attacco finale per completare la quest. Ovviamente c'è un modo per impedire che il vostro team venga completamente distrutto da questo attacco finale, come ci ha suggerito il gioco, e le tecniche, o per meglio dire le strategie che al momento possono essere utilizzate contro alcuni di questi avversari sono: eliminare il boss durante la sua fase break, quindi una volta spezzati i sigilli, oppure infliggere silence o blindness per riuscire in un modo o nell'altro a diciamo bypassare l'attacco finale del nostro avversario. Qual è il problema di Dine? Il problema di Dine è che è immune sia a Darkness che a Silence, quindi bisognerà un attimo sistemare queste cose per i boss. Quindi spero che in futuro ci saranno delle riduzioni di queste immunità, perché altrimenti sarà impossibile praticamente evitare questi colpi finali, a meno che ovviamente diciamo durante la parte finale del combattimento o durante una parte specifica del combattimento si possa breccare l'avversario, e in quel momento in cui tu brecchi l'avversario devi necessariamente shottarlo. Conoscendo il gioco potrebbe tranquillamente anche trattarsi di questa seconda opzione, il che renderebbe tutto terribilmente più difficile, perché se tu non hai le armi buone e comunque sia non hai personaggi buildati nella maniera corretta, non riusciresti mai e poi mai a shottare un avversario diciamo durante quella fase break, e quindi in teoria devi sorbirti fondamentalmente quell'attacco finale in faccia. Vedremo come gestiranno questa cosa. Ho già detto che questa meccanica a me non piace proprio, perché va bene che il gioco è un gacha, va bene che il gioco è strutturato come un time attack fondamentalmente, dove devi essere il più veloce possibile nel eliminare gli avversari, però anche l'infamata finale così giusto a rompimento di palle, direi che secondo me è un tantinello esagerato. Quindi diciamo che già c'è chi si lamentava di alcune meccaniche del gioco, quindi immagino che leggendo queste meccaniche e soprattutto subendole magari dal punto di vista passivo, potrebbe effettivamente scatenare un ancora più malcontento. Diciamo che la gestione per quanto riguarda questi eventi, questi combattimenti, purtroppo sta lasciando un po' a desiderare. Me ne rendo conto, infatti l'interesse comunque per Ever Crisis è calato tanto, è veramente calato tanto rispetto all'entusiasmo e anche all'euforia che c'era all'inizio del gioco. Me ne rendo conto, però fin quando riesco comunque a portare dei contenuti o comunque riesco a farmi piacere il gioco, personalmente parlando, continuerò a trattarlo come lo tratto finora.
Parliamo di Dine. Dine è appunto il boss finale di questo dungeon in Very Hard. Non ha debolezze, non ha resistenze, è un boss, diciamo, liscio da questo punto di vista. L'unica cosa che bisogna ricordarsi è portare i sigilli triangolari, appunto, per poterlo breccare e nell'eventualità shottare per evitare l'attacco finale. Immunità praticamente a tutto, cioè è letteralmente immune a tutto, tranne alla difesa fisica ridotta e difesa magica ridotta. Cosa che da un lato potrebbe in un qualche modo creare fastidio, perché le sue caratteristiche di combattimento sono l'attacco finale Molotov Cocktail, quindi quando verrà sconfitto effettuerà questo attacco a meno che si riesca a sconfiggere durante il break, e poi, come potete leggere, utilizza diversi attacchi fisici molto potenti e utilizza anche barriera o mana ward in base ovviamente alle abilità dei vostri alleati. Infligge successivamente darkness con suit gun, quindi bisogna portare anche qualcuno che possa curare il blind, quindi possa curare darkness. Va bene che ci sia appunto la possibilità di infliggere gli status alterati, però mi piacerebbe anche a me infliggere questi status alterati, anche perché alcune armi di alcuni personaggi hanno già inclusa questa meccanica proprio nell'arma, solo che essendo tutti immuni praticamente non si può fare nulla, quindi rivedrei un attimino questa cosa. Per esempio un Dain che in un modo o nell'altro potesse subire il blind sarebbe stato figo. Non dico il silence perché non abbiamo nessuno che mette silence, o comunque non c'è quella praticità di mettere silence, ma secondo me un blind ci poteva stare benissimo, anche perché Lucia ha esattamente un'arma che infligge blind, quindi poteva essere l'occasione anche di sfruttare altri personaggi. Per quanto riguarda ovviamente il power raccomandato, oscilliamo tra un 197.000 e 232.000, che come gap non è altissimo, però diciamo che il requisito di base è già alto di suo, quindi abbiamo già un 200k di power base che spinge comunque abbastanza il limite. Trans iniziali, quindi potenziamenti iniziali sbloccati già, potenza ghiaccio 15%, potenza tuono 15% anche in questo caso, quindi già sapete che il mio team è praticamente lo stesso che ho utilizzato anche con la difficoltà normal e la difficoltà hard. I simboli enemy ovviamente li vedrete magari, cioè li vedrete man mano che combattiamo, o comunque vi metterò poi le immagini sotto nella descrizione del dungeon, e se volete e ovviamente avete piacere potete entrare sul server Discord, perché aggiorno tutte le varie sezioni con i dungeon e tutti i nemici in modo tale da non farvi sprecare praticamente i ticket e permettervi di completare il dungeon a prima botta. Il first clear in questo caso ovviamente bisogna fare almeno 720.000 punti per raggiungere il grado S+, e poi le ricompense sono praticamente sempre le stesse. Abbiamo a disposizione già anche la mappa, come potete vedere è la stessa mappa praticamente della difficoltà normal, quindi la prima parte della Corel Prison, molto più semplice da gestire dal punto di vista anche proprio di raccoglimento delle risorse, quindi non ci saranno troppe difficoltà, però vedremo insieme poi ovviamente anche i nemici. Effettivamente non li ho fatti vedere, cioè li ho fatti vedere nella difficoltà hard in realtà, non li ho fatti vedere nella difficoltà normal, però penso che nella difficoltà normal non ci sia bisogno, metterò magari l'immagine sotto per segnalare comunque i nemici, per segnalare i nemici in modo tale che così qualcuno che si voglia creare un party possa farlo direttamente senza problemi. Ci sto pensando adesso, perché solitamente quando faccio le guide io faccio vedere sempre l'immagine con i symbol enemy, magari così giusto di sfuggita per farvi vedere i nemici quali sono e quale team magari potreste utilizzare per agevolare il lavoro. Nella modalità hard l'ho fatto, perché ho rifatto praticamente tutto il percorso e ho mostrato i nemici. Su normal no, è vero che normal come difficoltà ormai è abbastanza gestibile da chiunque, però ci sta. Il team è praticamente lo stesso che ho utilizzato anche nelle difficoltà normale hard, solo che ho fatto qualche modifica mettendo appunto i sigilli triangolari proprio per poter breccare più facilmente Dine,
E ovviamente ho messo riduzione di attacco fisico, poi ovviamente ho un personaggio magico, un personaggio fisico proprio per alternare la mia strategia di battaglia, ed Eris che invece debufferà in questo caso difesa magica e difesa fisica, e curerà, e ovviamente anche lei si occuperà di curare il blind, curare tutti e riuscire in un modo o nell'altro a gestire la situazione. Ok, piccolo intermezzo, ho cambiato personaggio, ho tolto Eris e ho messo Barret, perché va bene che Eris mi dava le cure, debuffava gli avversari eccetera eccetera, però preferisco avere Barret in questo caso, che mi potenzia Sephiroth tramite appunto il buff in attacco magico, e tramite l'assault gun mi permette di sfruttare agitation, quindi mi permette comunque di incrementare la difesa fisica ulteriormente, perché qui ci vuole veramente tanta tanta difesa fisica per sopravvivere specialmente all'attacco finale. Ci sarà un twist particolare nel video, perché sto registrando questa clip dopo aver completato già il dungeon, ma vedrete che cosa è successo, vedrete, io non dico nulla, non vi spoilerò nulla, ma è successo qualcosa. La build di Barret è tutta incentrata sulle cure, ho messo la summon di Ifrit solo perché non volevo mettere la limit sua, che tanto non posso debuffare praticamente nessuno, e come sub weapon tutte armi che mi danno heal, difesa magica e poi tutta HP, difesa fisica, quindi anche lui corazzato come se non ci fosse un domani. Queste sono le sue stats: 1915 di heal, che non è male, 158 di difesa fisica, che in un certo senso si fa sentire, e poi 8379 HP, che reputo essere comunque una cifra abbastanza buona. Vi consiglio in questo Very Hard di avere veramente tanti HP e tanta difesa fisica, ragazzi, perché è molto infame. È vero che la prima parte del dungeon sfrutta tanto gli attacchi magici avversari, però sono attacchi magici che si possono bene o male tankare, nonostante tutto si possono tankare, mentre invece la parte finale sfrutta gli attacchi fisici avversari, e lì dovete essere veramente, veramente coriacei, quindi questo è il consiglio che vi posso dare, ma continuiamo e vi lascio il video. Allora, ho cambiato team, perché una volta fatto il giro di tutti i nemici, ho cambiato team, ho preferito cambiare team. Eris è vero che poteva essere buona, ma preferisco qui invece utilizzare Barret, sia per la questione di potermi buffare Sephiroth, che è comunque il DPS più forte che ho all'interno di questo team, e ovviamente mi interessa anche la capacità di poter aumentare subito la difesa fisica con Barret, con Agitation, quindi diciamo che riesco in un modo o nell'altro a pompare tutto il team, e riesco comunque a renderlo anche abbastanza competitivo da questo punto di vista. Diciamo che l'unico problema in questo caso è Barret, perché con Barret non ho attacchi che mi possano permettere di togliere i sigilli. Se sono sfortunato e mi viene inflitta fatigue con Cloud, cioè mi viene inflitta fatigue a Cloud, io rischio tanto, perché Cloud ha il bonus tramite l'arma di fare più danni, cioè di rimuovere più sigilli in realtà, quindi rischio. La summon di Sephiroth è carica? Yes, direi di sì. Barret quanto ha di bar? Ok. Così lo buffo e faccio la limit per eliminare tutti. Ecco, fortunatamente fatigue l'ha data a Sephiroth, però credo di non riuscire a breccare lo stesso, perché è un problema. No, ce la facciamo lo stesso. Oh. No, Sephiroth dovrebbe. Ok. Mi ero un attimo preoccupato. Mi ero un attimo preoccupatello.
Allora, aver affrontato prima loro rispetto al boss qui su, in realtà non è una grande strategia, se devo essere sincero. Io vi consiglierei di affrontare prima il boss qua sopra e poi... Sì, io vi consiglierei al contrario. Personalmente parlando vi consiglierei al contrario. Qui, sinceramente, l'ho fatto solo perché avevo la summon carica e volevo sfruttare la summon carica di Cloud. Scusatemi, di Sephiroth. Ok, eliminati anche i minion e ora andiamo qua. Ecco, lui affrontato adesso, diciamo, rimane un po' più ostico, però secondo me non mi dà, cioè non dovrebbe darmi così tanti problemi lo stesso. Noi siamo molto forti dal punto di vista comunque offensivo, quindi dovrei riuscire a gestirla bene. Qua credo che siano tutti resistenti al fuoco. No, non sono resistenti, ma è Barret che è una pippa, quindi va bene così. Diciamo che qui Barret, effettivamente parlando, in realtà non è che mi aiuti tanto nella prima fase di gioco. Cioè Barret mi aiuta tanto nella seconda parte del dungeon, perché lui, vabbè, a parte le cure non fa niente, almeno per come l'ho impostato io. Barret non fa niente oltre le cure, quindi è proprio completamente, non dico inutile, ma non dico inutile ma quasi. Cioè sono soltanto Cloud e Sephiroth che tirano la carretta. Ecco qui, ecco perché non conviene affrontarlo, ecco perché non conviene affrontarlo, diciamo, dopo. Perché il Maulcrawler, una volta che praticamente arriva a potenziarsi di 4 slot, cioè di 4 boss, diventa molto forte. E vi sciotta con l'attacco questo qui caricato. Mentre invece, se lo affrontate prima, anche subendo l'attacco, solitamente non sciotta. Quindi per questo conviene comunque affrontarlo prima. Perché io ora qui, per portare Sephiroth nuovamente al regime, sono costretto ad utilizzare comunque un altro special supplement. È minimo una high potion per dargli un minimo di HP per forza, che non posso fare altrimenti. È un peccato anche perché se avessi accumulato la summon qui sarei partito con un bel vantaggio, mentre invece non posso farlo e devo necessariamente risparmiare la summon per il boss finale, per Dain assolutamente. Ecco qui la deficienza artificiale che cura il blind su Sephiroth prima di Cloud. È una roba che non riuscirò mai a capire, in realtà. Qui tra la difesa fisica che ho più quella di Barret, in teoria, esatto, dovrei subire veramente poco danno. E quindi riuscire a sopravvivere nel migliore dei modi possibili. Ecco, questo, diciamo, è il motivo fondamentalmente del perché Cloud, cioè del perché Barret, anzi scusatemi, è molto molto valido. Ma io non capisco perché attacca lì. Ecco, giustamente loro resistono fuoco, quindi inutile. Qui non credo di riuscire a resistere mai nella vita. Allora, se shottassi il Landworm in questo caso, praticamente sarebbe un'ottima cosa, solo che ovviamente... Oddio! Madonna, l'avevo breccato. Subisco qui molti più danni, sì. Purtroppo sì, subisco molti più danni.
Io veramente, vedete perché poi io comunque mi incazzo molto col gioco? Perché io non capisco l'intelligenza artificiale, cioè in questo caso non... Cioè non riesco a capire veramente l'intelligenza artificiale come fa determinate cose. Vedete? Cioè sarebbe semplicissimo in realtà far fare al gioco determinate cose, no? Per, diciamo, per counterare un po'. E invece non ci riesce, cioè proprio la deficienza artificiale in alcuni casi è veramente veramente fastidiosa, veramente veramente fastidiosa. Ok, siamo arrivati allo step finale. Qui mettiamo Magic Attack Up, che è l'unica cosa che posso dare con Barret, almeno diciamo che ce la gestiamo da questo punto di vista. Allora, qui la situazione, ora dobbiamo fare Special Supplement. Non curiamo. Metterei in realtà un Thunder Cocktail a Cloud. E basta. Se tutto va secondo i calcoli, dovrei eliminare subito i minion. E dopodiché cercare di gestire Dine nel miglior modo possibile. Anche se effettivamente, se io dovessi proteggermi, non riuscirei a curare. Quindi, no, va bene così. Rischiamo. Ce la rischiamo. Allora. Ok, in teoria dovrei riuscire ad eliminare i minion. Perché non hanno ancora la difesa up. Esatto. Bene. Ora qui, se io riuscissi a fare... Oh, un bel agitation. Ora attacchiamo. E lui è indebolito. E ora ci curiamo. Facciamo una bella summon. Qui metto, levo la velocità perché dipende la situazione, devo gestirla. Ok, e ora facciamo così. Sì, aumentiamo su Sephiroth. Ecco, qui è un problema. Dovrei cercare di breccarlo. Non so se ce la faremo. Quindi io già inizio a preparare. Ok, mi sa che è morto Barret. Molto molto bella questa cosa. Proprio molto molto bellina questa cosa. Qui ora dobbiamo cercare di spingere il più possibile. No, non ci credo. Ok, e ora lui fa l'attacco speciale. Ora mi shot e muoio. Madonna, Cloud è sopravvissuto con 27. Non ci credo. Cloud è sopravvissuto con 26. Mamma mia. Questa è stata veramente una run allucinante. Non so se riuscirò a fare S+. Ve lo dico con tutto il cuore, perché ho utilizzato comunque diversi oggetti, ma vedremo. Vediamo. Vedete, questa la meccanica dell'attacco speciale, soprattutto in un dungeon del... No, non ci arrivo ad S+. Un dungeon del genere,
fatto in questa maniera, con quell'attacco speciale fatto in quella maniera, è di un'infamata pazzesca, perché io a quel... io sarei morto. Cioè, io è per una sorta di volontà divina che non so effettivamente a chi debba ringraziare, Cloud è rimasto in vita. Ma se Cloud lì sarebbe morto... no, sarebbe, se fosse morto, madonna mia, sarebbe, madonna, mi sta avvenendo, recuperiamo. Cioè, se Cloud lì fosse morto, cioè, voi sapete che cosa vuol dire, no? Cioè, che io praticamente avevo fatto tutto sto dungeon e potevo buttare tutto in aria. Comunque, va bene. Ovviamente poi lo rifarò per conto mio, cercherò di prendere l'S Plus proprio per anche studiare meglio magari la situazione generale, ma ovviamente il dungeon è questo, cioè non c'è molto da dire, non c'è molto da discutere, e ripeto, la cosa che qui veramente darà fastidio e secondo me farà anche scalpore nella community sarà l'attacco finale. L'attacco finale fatto così, specialmente in un dungeon, in un ranking dungeon o comunque in un dungeon dove hai delle penalità sulla vita o comunque non riesci magari ad essere al 100%, sarà brutto. Sarà veramente, veramente brutto. Quindi, vabbè, incrociamo le dita, speriamo che il tutto possa risolversi per il meglio. Detto questo, vi ringrazio per essere stati con me. Spero che il video in un qualche modo possa aiutarvi e noi ci becchiamo alla prossima. Bye bye!